Il pubblico ministero dell'inchiesta Prisma di Torino, a mio avviso, va arrestato, va fermato, va posto agli arresti domiciliari, gli vanno tolte tutte le inchieste che sta facendo sulla Juventus e soprattutto va bloccato anche nella sua carriera. Intervenga subito anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Uno del genere è pericoloso per se stesso e per gli altri. Ormai è chiaro ed evidente che ha agito in maniera non serena, non terza, è accecato dall'odio verso la Juventus, ha dichiarato pubblicamente che in passato ha fatto inchieste sulla Juventus e le ha dovute archiviare perché non ha trovato il reato. Questa volta, con l'inchiesta Prisma, l'hanno fatta sporca. Poi vi dirò anche perché la Juventus in questo momento, attraverso Chiappero, che è l'avvocato che ha difeso la Juventus nel caso Suarez, non parla. C'è una motivazione davvero molto grave per la quale la Juventus non parla. Questo mi dispiace, mi fa male, mi indigna come tifoso della Juventus e non come cittadino, perché come cittadino della Juventus me ne strafotto, come tifoso della Juventus invece rimango amareggiato. Ma passiamo al pubblico ministero del Santoriello, che voi tutti quanti avete visto nello show che ha fatto in quel convegno a Milano. Sapete già tutto, è inutile entrare nel merito di quello che ha detto, ma la validità negativa e soprattutto infiammatoria per quanto concerne il seguito bianconero è davvero evidente ed è chiara ed è giusto così. Deve intervenire il Consiglio Superiore della Magistratura, perché non può un magistrato agire con la pistola in mano, la pistola fumante in mano con il quale lui intende colpire la Juventus. Perché oltre ai tre video messi in rete da U29RO, ci sono altri video, altre dichiarazioni che stanno girando, dove questo pubblico ministero parla dell'attività della Juventus. Quindi c'è una evidente e palese inchiesta continua e costante, e quindi una inquisizione continua verso i bianconeri. A un certo punto anche quanto ha detto, quelle cose come le ha dette, non voleva dirle, poi perché sapeva non poterle dire, poi a un certo punto è esplosa, fa paura, perciò va fermato, va arrestato, va indagato, perché poi è esploso, ha detto, quando ha detto di essere tifoso del Napoli e soprattutto anti-juventino. Quindi ha chiaramente ammesso palesemente, perché Prisma è solo un filone dell'attività inquisitoria contro la Juventus, lo ha ammesso stesso lui. Quindi questo soggetto va bloccato. Secondo me ci sono tutti gli estremi per l'arresto. E vi spiego perché. Deve intervenire subito la Procura di Torino e metterlo dentro, metterlo in gattabuia. Perché lui, con la sua azione devastante, ha fatto crollare le quotazioni di una squadra quotata in borsa. Qui non si tratta di un'accusa con un processo, una condanna o un'assoluzione, no. Qui si tratta che un'attività investigativa ha praticamente messo in ginocchio una società. Si scopre poi macchiata dal suo sentimento di odio. Quindi non terziaria. Perciò ci sono gli estremi per l'arresto di Santoriello. Ci sono tutti, guardate.
Questo signore ha cominciato l'inchiesta Prisma sulla base dei rilievi della Consob, quindi non con una denuncia della Consob, per i rilievi della Consob, non un fatto penale, non una contestazione penale di condanna. I rilievi della Consob ogni anno li fa alla Juventus, ogni anno la Juventus li mette a posto secondo le contestazioni della Consob e si va avanti, non c'è nessun reato. Lui che ha fatto? Non sulla denuncia della Consob, perché non c'è, sulle contestazioni della Consob che è a Milano, abusando del suo potere. Tanto è vero che c'è una richiesta fatta per il momento al GUP, ma ancora prima alla stessa Procura di Torino e successivamente alla Cassazione, di spostamento del processo a Milano. E ora, come sapete, questo passa nelle mani del GUP. Per cui lui già non poteva, per competenza, entrare nel discorso. Perché lo ha fatto? Perché entra in una competenza che probabilmente non è la sua? Perché è anti-juventino, perché odia la Juventus. Ecco, questa è la prima motivazione di arresto, secondo me, perché ha messo su un'inchiesta in maniera molto discutibile, ma molto discutibile. Poi, quando ha messo su questa inchiesta, ha chiesto al Tribunale di Torino o al capo della procura, non so, perché non è che sono bravo in questo, di intercettare i soggetti. E ha messo su 140.000 intercettazioni, facendo spendere soldi allo Stato per la sua sete di vendetta, non perché c'era una denuncia. Era la sua sete di vendetta, non c'era nessuna denuncia per la quale lui poteva aprire un'inchiesta. L'ha aperta sui rilievi della Consob, in maniera arbitraria, chiaramente. Per cui questo è un atto gravissimo che lui ha fatto. Perché se è vero come è vero che la Consob è a Milano, doveva essere la Procura di Milano ad indagare, ammesso che c'era il presupposto di indagine, e non c'era, come è evidente. 140.000 intercettazioni nelle quali ha fatto intercettare i vertici della Juventus con anche del cesso. Poi che ha fatto? Lui e i suoi due colleghi che indagano su questa vicenda hanno fatto le conclusioni delle indagini, ma ancor prima hanno mandato alla procura il faldone, perché hanno un alleato che è l'ex pubblico ministero di Latina. Chi ne è? Latina è la città dove è nato questo soggetto, Santoriello, nel 1965, ma lì la Corte federale ha praticamente rigettato e ha assolto la Juventus e altri club. Il 24 di ottobre poi sono arrivate le conclusioni delle indagini. Da queste conclusioni delle indagini ci sono i rinviati a giudizio, no, meglio no, scusate, gli indagati. Ma che cosa è successo? Che Repubblica ha addirittura pubblicato che la procura, cioè Santoriello e i suoi due colleghi, firmata da uno degli altri due, hanno fatto una richiesta di arresto per Agnelli. Cioè, pensate un po', da non poter fare l'inchiesta alla richiesta di arresto per Agnelli, dove io feci un video, e potete trovare su YouTube all'epoca, il 24 ottobre, dove misi in evidenza la discrasia, l'abnormità della richiesta.
Detto questo, il GIP, il giudice per le indagini preliminari, si sa da Repubblica, ma poi successivamente anche dagli atti, che aveva respinto questa richiesta fatta 20 giorni prima della conclusione delle indagini, perché non vi erano gravi motivi di colpevolezza. E qui un'altra cosa grave. Santoriello e la Procura hanno forzato la mano ancora una volta, sostenendo che Agnelli andava arrestato, ma senza avere in mano i capisaldi della custodia cautelare, che sono l'inquinamento delle prove, la reiterazione del reato e il pericolo di fuga. Non c'erano nessuno di tutte e tre. Tanto è vero che Santorillo e gli altri due pubblici ministeri sono stati dunque schifati da GIP, il quale gli ha detto: non ci sono gravi motivi di colpevolezza. Non gli ha detto: non ci sono possibilità di pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Non ci sono gravi motivi di colpevolezza. Il GIP, a quel punto, la Procura di Torino, cioè Santoriello e i suoi compagni di merenda a questo punto, hanno perso il processo sportivo, dove hanno mandato i faldoni, e hanno perso col GIP. In pratica l'inchiesta si era praticamente arenata. Ma dov'è il colpo di coda di Santoriello, per il quale secondo me ci sono tutti gli estremi per una cattura e una condanna, perché non può stare in libertà uno che opera nella giustizia in questo modo? Dove sta? Chiaro. Partono le richieste di rinvio a giudizio, che il GUP dovrà valutare il 27 di marzo. Partono queste richieste e in contemporanea vengono gettate al popolo le intercettazioni. Attenzione, non sono i giornali che purtroppo hanno per legge anche la possibilità di pubblicarle, ma sono loro. E la Procura, che non può fare uscire le intercettazioni, è grave, è un dolo. Oltre che le intercettazioni, documenti riservati, dati a gente che poi li ha messi su Twitter, caso di Pistocchi, Ziliani e compagnia bella, perché loro usano anche questi personaggi che sono collegati. E quindi probabilmente qualche notizia è stata fatta arrivare anche da Zimmaus, non a caso. Tutta la versione della Procura di Torino e qui della Procura federale è in mano anche da Zimmaus. Non è che quelle le cose le trova perché per grazia ricevuta. Ci sono elementi di cui la Procura si serve. Che cosa si è verificato? Si è verificato che a quel punto, da soccombente la Procura di Torino, il rinvio a giudizio, le intercettazioni, è arrivata, diciamo, il capovolgimento del fronte. Da una tendenza assolutoria verso la Juventus si passa addirittura a quell'accusa pubblica della gogna mediatica di cui Santoriello si è servito. Questo è il motivo anche di una indagine velocissima su questo personaggio pericoloso per il suo modus operandi e dei suoi compagni di merenda. Non dobbiamo però dimenticare di dire altro. La Juventus, con i suoi avvocati, prima che venisse fatta la richiesta di rinvio a giudizio, aveva chiesto alla Procura di Torino lo spostamento del processo dell'inchiesta a Milano, rigettata la Procura. Quindi va in Cassazione. La Cassazione si dice incompetente, perché nel frattempo c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio e quindi questa patata bollente, diciamo così, passa nelle mani del GUP, il giudice per l'udienza preliminare, che dovrà pronunciarsi il 27 marzo. Ma ancora di più,
quando si evince chiaramente che c'è una forzatura particolare, c'è una strana velocità del processo, quando la Camera Penale di Torino contesta il fatto che l'inchiesta Prisma supera le altre inchieste pur non avendo le motivazioni per farlo. E allora la Camera Penale si fa sentire e dalla Camera Penale filtra chiaramente una forzatura, secondo la Camera Penale, di questa inchiesta. E qui naturalmente la Procura, quindi Santoriello, è l'artefice di questo. Il Tribunale di Torino, messo sotto accusa dalla Camera Penale, fa rispettare la calendarizzazione dell'udienza del GUP. Ma cosa si deve fare più di questo? Cosa? Ricordandovi che quando il GIP ha rigettato la richiesta di arresto di Santoriello e Compagnia Bella, la Procura non ha fatto ricorso. E le fake news ad arte hanno detto che non aveva fatto ricorso quando si era dimesso tutto il Consiglio di Amministrazione. No, ha rinunciato al ricorso prima. E questa tempistica è particolare. Quindi, quando viene fuori il fatto che Santoriello rivela la sua accesa antijuventinità, che naturalmente mette in moto un motore di rivalsa, di vendetta, di odio. Io odio la Juventus. Ecco, poi queste forzature di cui noi non ci rendevamo conto, perché peraltro io personalmente sono ignorante in materia e cerco di valutare i fatti giornalisticamente, non ci rendevamo conto perché tutte queste discrasie nell'iter dell'inchiesta. Ora si spiegano, perciò va invalidato tutto, perciò ci troviamo di fronte non ad un'inchiesta, ma di fronte ad uno squadricidio. La Juventus è una squadra, quindi squadricidio. È contro la Juventus. Non va bene. Perché poi, naturalmente, li faldoni alla procura sportiva e la riapertura del processo. E quindi i 15 punti di penalizzazione. E qui, secondo me, si configura un altro reato, l'associazione a delinquere. Perché Santoriello, Chinè e il presidente della Corte federale sono tre, è un'associazione a delinquere. Perché non ci sono i presupposti per arrivare alla revocazione con il 63. Non ci sono i presupposti perché si arrivano ad accuse poi non provate. Non si arriva al presupposto di utilizzare, non sono utilizzabili le intercettazioni come materia confessoria, solo perché il processo sportivo si basa solo sulla natura confessoria, la condanna. E no, perché le intercettazioni non possono essere, sono illegali, non sono una prova. Dice, vabbè, ma l'ordinamento della giustizia sportiva è diverso. Bene, ma il diritto è messo sotto i piedi. Non è che è sommaria, uno fa la giustizia sportiva come gli pare, ha interpretazioni, ecco perché c'è l'associazione a delinquere. C'è tutta l'associazione a delinquere. Paniz, oggi presidente dello Juventus Club di Montecitorio, il 21 si riunirà, ha chiesto proprio le dimissioni di Santoriello, dell'ultras Santoriello, e l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Torino. Lo ha chiesto già. Ma questo per farvi capire cosa hanno combinato. Poi, licenziando una motivazione in seguito ad una sentenza di condanna abnorme,
che non sta in piedi, e lo hanno detto tutti, lo ha detto addirittura Sandulli, quando ha detto che regge, diciamo, la sentenza, ma ha detto che dove stanno i 15 punti di penalizzazione non riesce a capire. Stesso lui che è all'interno del collegio di garanzia, e la sua parente è chiamata a giudicare a sezioni unite il ricorso della Juventus al collegio di garanzia. Ma noi di che cosa dobbiamo parlare più? Qui ci sono i presupposti per l'apertura di una max inchiesta e vanno messi tutti dentro. Cioè, questi hanno fatto della giustizia sportiva, della giustizia ordinaria, una propria rivalsa personale. Se si considera i precedenti, si considerano i precedenti di Chiné, il procuratore federale, addirittura colui che ha abbacchiato la patente per il passaporto falso di Recoba. Ma noi di che cosa dobbiamo parlare più? E questi vengono pure a dirci che era una frase detta là. No, non era una frase detta là. Era una vergogna l'attività di questo pubblico ministero. Quindi, cioè, a mio avviso, non è nulla di reggente. Tutte queste accuse sono frutto dell'odio verso la Juventus. Non è possibile. Quando io vi dicevo la Juventus è innocente, i dirigenti si sono comportati bene, è arrivata la conferma, è arrivata la conferma che vogliono mettere su un sistema accusatorio che peraltro non regge proprio. Secondo me ci sono gli estremi per fermarli, per fermare Santoriello dopo la dichiarazione di ieri e tutto quello che ha fatto, il guaio che ha combinato alla Juventus, va messo dentro. È come coglierlo con le mani nella marmellata. Cioè, proprio è stato un autogol totale, anche perché, e qui mi riferisco al procura generale del Tribunale di Torino, uno che fa quelle dichiarazioni si castra automaticamente la possibilità di poter indagare sulla Juventus. E non è che lo dico io, è palese. Cioè, tu non puoi indagare la Juventus perché la odi. Quindi la tua attività non è mossa da reali motivazioni chiare e palesi, ma dal tuo odio. Quindi la procura di Torino, conoscendo il personaggio, non doveva consentire di indagare sulla Juventus. Ecco perché adesso tutti quanti stanno parlando, ma è sempre la procura di Torino. Evidentemente è sempre la procura di Torino, perché fa comodo indagare la Juventus. Ci sono grosse responsabilità sull'azione nefasta, delinquenziale del pubblico ministero, perché secondo me non è un'azione giudiziaria, è un'azione delinquenziale. Cioè, vogliono far sembrare dei delinquenti persone con un'attività delinquenziale, con accuse che sicuramente non saranno provate nel dibattimento, ma intanto c'è una squadra sportiva e con la complicità della FIGC, della Procura federale, vogliono arrivare alla condanna. E no, non va bene così. Tutto questo è marcio. Tutto questi sono reati che ha compiuto Santoriello. Buttare fango sulla Juventus, deprezzandola, buttandola giù in classifica, solo con delle accuse di odio, senza che sono state provate, è un reato da arresto. Perciò va arrestato. Ci sono tutti i presupposti per l'arresto a Santoriello. Non scherziamo. Qui è una società quotata in borsa, o è quotata in borsa solo quando conviene a loro? Qui si è fatto un danno enorme alla società di immagine, economico, di calciatori, di classifica. No, mica questo inventa un processo dal niente, perché la Consob non aveva fatto nessuna denuncia, su nessuna denuncia ha aperto l'indagine, dice lo può fare.
E lo fa, ma si assume le responsabilità. Adesso si deve assumere le responsabilità. Perché non è possibile che si dichiara anti-juventino e poi vada alla Juventus e la mette sotto accusa perché è anti-juventino. Perché in campo la Juventus gli fa il culo così. E no, non va bene. Questo modo, questo andazzo deve finire. Questa situazione deve finire. Ci vuole una condanna esemplare per Santoriello. Chiediamo una condanna esemplare per Santoriello. Bisogna dare l'esempio. L'esempio si dà condannando Santoriello per i reati di cui si sta macchiando, di cui si è macchiato. Diamo una sentenza esemplare, così anche gli altri giudici, quando si pensano di indagare per le cose, per le proprie bramosie personali, vedono che qualcun altro è stato condannato. Ci vuole una condanna esemplare per Santoriello. Va arrestato, non può stare in libertà uno che fa un danno enorme mondiale alla Juventus senza i presupposti logici e seri. Non è possibile, ha abusato della sua anti-juventinità e del suo posto di potere. E qui però casca un asino, un'altra volta, perché purtroppo ora la Gazzetta dello Sport, che non aveva parlato di questo, comincia ad osannare questo magistrato. Come mai? Si parla della sua presenza nella commissione della procura antimafia. E invece di fare il tifosetto Santoriello, perché non indaga l'Ndrangheta a Torino? Perché? Che opera silenziosa e fa affari. Perché non fa questo Santoriello, visto che sta nella, come dice la Gazzetta dello Sporco, nella procura antimafia? Come mai le tante inchieste che ha cominciato ha dovute mangiarsele Santoriello? Come mai? Qui lo dice la Gazzetta dello Sport. E allora andiamo a vedere la cosa finale. Chiappero. L'avvocato che solitamente difende la Juventus parla di Santoriello, un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della società bianconera. Ma questo lo dice stesso Santoriello in uno di quei tre video. E perché doveva indagare? Dice: sono stato costretto ad archiviare perché non c'era reato, fa capire. Ma la cosa clamorosa è che la stampa, il giornale della famiglia Agnelli, scrive: magistrato garantista ed equilibrato, ironizza spesso sullo sport, cioè a difesa la stampa, il giornale degli Agnelli difende il magistrato. Per una naturale predisposizione alla battuta ironica sullo sport utilizzata per stemperare l'insistenza dei giornalisti. Pensate un po', non mi sembra che c'era insistenza in quel convegno. Poi dice il quotidiano: può bastare una frase in un convegno di 4 anni fa a seppellire un'inchiesta a mesi di lavoro, prove e intercettazione? Odio la Juventus, sono tifosissimo del Napoli. Sì, può bastare, perché parte dal presupposto di odio e fra l'altro non c'erano i presupposti per far partire quell'inchiesta. La stampa, il giornale, pubblica un pezzo per ricordare che Ciro Santoriello, il PM dell'inchiesta Prisma, che in queste ore è diventato virale per quell'esternazione del 2019. Il quotidiano della famiglia Elkan, quindi parte in causa della vicenda, lo racconta come un magistrato molto preparato. Non per un certo equilibrio e garantismo nell'esercizio dell'azione penale, ma anche per una naturale predisposizione alla battuta ironica, soprattutto sullo sport in generale, spesso da lui utilizzato per stemperare l'insistenza dei giornalisti.
negli uffici giudiziari italiani in generale, scrive La Stampa, è noto come magistrato molto preparato sui reati economici, bancarotta, bilanci, diritto penale, societario, reati del curatore. Prova ne sono numerosi testi di diritto processuale che negli anni ha scritto e pubblicato per le più importanti case editrici su temi in questione. Poi dice una cosa, lui è nato a Latina, però qui dice, napoletano autentico, indiscutibilmente, è oggi in servizio alla direzione distrettuale antimafia di Torino. Dopo gli anni trascorsi nel pool reati economici, coordinato dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio, Santoriello è stato destinato dal procuratore capo Anna Maria Loreto alla lotta al crimine organizzato. Az! La lotta al crimine organizzato! La sua specificità nel contrasto di reati economici finanziari è una scelta precisa di politica investigativa giudiziaria. Le mafie evolvono continuamente, inquinano i mercati, investono e riciclano capitali immensi, raccolti attraverso i business, più remunerativo del segmento illecito, il traffico di droga. La Stampa sottolinea anche, ben prima del caso Juventus, aveva seguito il caso Auxilium, la società di basket di Torino, già vincitrice della Coppa Italia, ma anni fa dichiarata fallita dal Tribunale il 10 giugno 2019. Procedimento per il quale Santoriello ha chiesto a fine maggio del 2022 10 rinvii a giudizio tra i vertici societari dell'epoca. Ma è stato lui stesso, dopo aver avviato le investigazioni contabili, a chiedere l'archiviazione delle accuse per gli imputati prima della chiusura delle indagini preliminari e approdare ad una fase processuale. Di qui il riconoscimento anche di buona parte dell'avvocatura di un certo equilibrio e garantismo nell'esercizio dell'azione penale. Pensate un po', lo scrive La Stampa. Ma lui ha detto cose molto gravi. Io mi chiedo, come mai La Stampa, il giornale della famiglia, difende Santoriello? Come mai? Ve lo dico io perché. Perché il Tribunale di Torino, la Procura di Torino, ha in piedi la causa di successione tra Elkan e la madre. E anche lì siamo agli sgoccioli. E oggi un'accusa del giornale della famiglia a Santoriello farebbe propendere per la madre di Elkan tutta l'eredità e sarebbe un grave danno per Elkan, per la Exor, ma di più, con la mamma di Elkan è schierato Andrea Agnelli in questo battuage familiare. E se l'eredità poi va ad Andrea Agnelli, pensate voi quali possono essere le conseguenze. E allora, i tifosi della Juventus sono soli a lottare. Chi si aspetta che la casa madre prenda provvedimenti verso Santoriello può scordarselo, perché qui siamo ad un punto di non ritorno. E che Dio ce la mandi buona. Vi ringrazio per avermi seguito in questa ricostruzione, dove vi ho dimostrato perché Santoriello va messo sotto inchiesta, va fermato, va arrestato. Quando dico arrestato, mi spingo ad una condanna già ottenuta, a mio avviso, perché quello che ha fatto è gravissimo, ma è chiaramente una forzatura giornalistica, ma certamente va messo sotto inchiesta, va messo sotto processo, non può più stare a fare il magistrato uno che invece agisce per conto e propria della sua fede calcistica. Adesso vi siete spiegati anche perché La Stampa e gli Elkan lo difendono. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un mi piace se ho detto la verità, a mandarmi a quel paese se ho detto la bugia, a fare dei commenti di natura però positiva, non positivo, positivo nel senso può essere anche negativo rispetto a quello che ho detto, ma decenti, seri. Alla prossima.